La violazione più comune al volante è la mancata precedenza, quella invece in forte crescita l'uso del telefonino e il reato maggiormente commesso è guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In un anno sono circa 72.000 le multe che la polizia locale stila nei confronti degli aretini che in un modo o in un altro si fanno beffe delle normative vigenti e del codice della strada. Stando alle statistiche, che le violazioni che gli aretini commettono di più sono appunto la mancata precedenza e l'eccesso di velocità. Ma è anche vero che in un solo anno sono stati sanzionati 500 automobilisti perché trovati alla guida con il telefonino. Quando si parla di distrazione alla guida, molto spesso, direi nel 90% dei casi, si parla di telefonino. Quindi devo dire che la polizia locale di Arezzo ha in questo momento un particolare indirizzo di attenzione verso questo utilizzo di questo utilissimo a supporto quotidiano alla nostra vita, che però bisogna ricordare deve essere un supporto, non deve essere un qualcosa che ci porta ad avere problemi o addirittura a perdere la vita. Quindi consiglio vivamente i miei concittadini aretini a non utilizzare il telefono in macchina, se non utilizzando contestualmente questi nuovi sistemi, Bluetooth e quant'altro, tenendo libere le mani, ma soprattutto tenendo libera la mente, perché l'unica cosa che da fare quando si guida, specialmente in condizioni magari difficili, adesso che ci sono le partenze per le vacanze, non dimentichiamocelo, è quello di essere totalmente e completamente focalizzati sulla guida. Che percentuale avete di multe dovute all'uso del telefonino al volante? L'anno scorso ne abbiamo fatte più di 500, quest'anno ho la vaga impressione che siamo su numeri pari e quindi devo dire che non c'è stato un netto miglioramento. Un altro fenomeno particolarmente significativo è l'incremento di automobili senza copertura assicurativa. È grazie all'ausilio del sistema autoscan che i furbetti vengono controllati e rintracciati in poche ore. Negli ultimi 6 mesi, inoltre, la Polizia Locale di Arezzo ha investito tempo e forza lavoro nella formazione di un team altamente specializzato di agenti dediti ai controlli sui mezzi pesanti.